Roberto Gallo, candidato all'ARS nella lista Micari Presidente, oggi accompagnato da Giuseppe Antoci, il presidente del Parco De Nebro, di una campagna elettorale all'insegna di legalità e antimafia, quindi. Assolutamente sì, in linea con, diciamo, con quella che è stata l'esperienza della mia vita. Io ho fatto della lotta alla legalità, diciamo, un cardine della mia attività professionale. Non sto qui a ripetere quello che mi è successo nel mio passato, ma sicuramente davanti alla minaccia del pagamento della tangente io non ho mai esitato a denunciare. Quindi io faccio del cardine della lotta all'illegalità un principio sacro della mia attività politica che mi accingo a iniziare. Bene, perché candidarti quindi e perché scegliere Micari? Allora, candidarmi perché, come ho detto più volte, io penso che sia arrivato il momento di agire, di non delegare ad altri. La nostra terra, la nostra bellissima terra soffre in tutti i comparti produttivi, è uno spreco che non riesco più a sostenere di guardare così passivamente. Quindi voglio agire nelle mie competenze, nel mio campo, che sono quelle del geologo libero professionista che ha lavorato in questo settore, nello sviluppo anche dell'industria. Industrie delle energie rinnovabili, ho in mente di fare, l'ho detto più volte, dei progetti di ripascimento delle nostre spiagge per un traino turistico importante nel nostro territorio. E poi da questa parte perché? Perché mi si confà, insomma, io diciamo che ho tendenzialmente una cultura di centrosinistra. Si è liberato uno spazio da questa parte e l'ho occupato volentieri. Bene, dottore Antoci, oggi, nonostante la sua vita ormai sotto scorta, ha rischiato per venire qui per sostenere il candidato Gallo. Io sono molto contento di essere qui e sono qui per dire a Roberto non vai avanti, ma andiamo avanti. Andiamo avanti su questi temi fondanti nelle sue scelte di vita prima e oggi come candidato all'ARS. Noi abbiamo bisogno, e quando dico noi non dico solamente questo territorio, la Sicilia, ma il paese, ha bisogno di persone come Roberto, ha bisogno di persone che con l'esperienza della loro vita, con le scelte sulla legalità, sull'ambiente, nel portare avanti la professione con coraggio, possono dare una speranza ancora a questo territorio. Lo dico con forza, lo dico anche dal responsabile nazionale legalità del Partito Democratico, io sono qua per dire che le nostre liste sono fatte da persone come Roberto. Noi non candidiamo gli impresentabili e poi diciamo non li votate. Noi non li candidiamo per niente, perché candidiamo persone come Roberto Gallo, perché vogliamo dire alla Sicilia che ripartiamo da persone come Roberto Gallo. E questo è un segnale forte che dobbiamo dare per il futuro di questa terra. Noi penso che attraverso queste candidature, attraverso l'esperienza che Roberto potrà portare all'ARS, attraverso soprattutto la lungimiranza di capire che legalità e sviluppo possono essere un'occasione per questa Sicilia, io penso che insieme dobbiamo sostenere Roberto, che insieme dobbiamo dare questo messaggio forte attraverso il supporto a Fabrizio Micari, che è un candidato serio, che è un candidato per bene, che è una persona che parla di programmi, che non attacca nessuno e che dice alle persone perché devono votare per Micari Presidente parlando di programmi per la Sicilia. Roberto fa altrettanto, sta portando avanti dei temi importanti, noi siamo convinti che su di lui ci possiamo contare e quindi io non posso votare qua perché lo voterei ovviamente senza ombra di dubbio, ma sono convinto che tante persone, perché ce ne sono tante che la pensano come noi, che legalità e sviluppo, che tutela dell'ambiente, che avere una storia da raccontare, da portare come esempio al Parlamento regionale, io penso che tanta gente la penserà così e aiuterà Roberto a dare una mano alla Sicilia. Bene, quindi la Sicilia ha bisogno di una svolta, qui partono gli applausi. Dicevo, la Sicilia ha bisogno di una svolta, quindi. La Sicilia ha bisogno intanto di continuare un lavoro fatto sui temi del risanamento importante che persone come Roberto possono fare. La Sicilia ha necessità di cambiare passo su alcuni settori e Roberto questo lo può fare. La Sicilia ha bisogno anche di avere fiducia in se stessa. Noi dobbiamo evitare meno di piangerci addosso e capire che ci sono delle occasioni di sviluppo nei territori che vanno portate avanti, perché questa terra è una delle terre più belle del mondo e quindi se noi non siamo brave non solo a
valorizzarla prima noi, ma a far capire agli altri che siamo persone brave, che possiamo, lungimiranti nelle scelte sul turismo, nelle scelte su tanti argomenti che sono già state fatte in maniera positiva, ma c'è bisogno, come dire, di un acceleratore, e penso che questa scelta di candidare persone come Roberto vuole significare proprio andiamo avanti, ma andiamo avanti con forza.